Tonight abbiamo aperto con queste immagini di oggi, immagini relative al backstage delle foto ufficiali che i Bianconeri hanno fatto oggi con la maglia, insomma questo ci proietta verso qualcosa di ufficiale, verso l'inizio della stagione ufficiale, mancano 5 giorni alla Coppa Italia, 12 giorni all'inizio del campionato, si comincia davvero a fare sul serio, in questo Tonight chiuderemo un po'. La parentesi di quello che è stato il precampionato per proiettarci verso quello che sarà. Con due interviste esclusive molto importanti, una a Danilo il capitano e una a De Paul che parla tra l'altro della maglia numero 10. Tutto questo questa sera in compagnia di Guido Gomirato. Ciao buonasera, Guido. Buonasera, buonasera. Daniele Muraro, buonasera Giorgio. Presidente UC, come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto, tutto bene. bene. Ma siamo pronti a ricominciare? Siamo pronti, siamo pronti eh, pronti, sale l'adrenalina. Fernando. Ciao Giorgio, <ride> buonasera ai nostri ospiti, buonasera anche a voi che ci seguite da casa, siamo pronti come al solito a raccogliere tutte le vostre impressioni, il numero oramai lo conoscete, è sempre lo stesso quello in sovraimpressione, poi siamo pronti anche a parlare di quello che succede intorno al mondo bianco-nero, campagna abbonamenti e soprattutto parleremo dello Spezia che è il nostro prossimo avversario, nonché primo avversario ufficiale. Della nuova stagione. Eh sì, tra l'altro, da domani potrete acquistare i biglietti per questa partita, vi racconteremo tutto tutto sì. quello che c'è da sapere verso eh, la gara contro lo Spezia. Apriamo così, apro facendo parlare lui, il capitano, perché insomma, è, è giustamente, lui non parla spesso, eh Danilo. È uno che insomma, con le interviste non ha questo feeling incredibile, però a inizio di una stagione, nel momento in cui ci sono stati anche dei piccoli problemucci quest'estate, poi tra l'altro eh, passati, quelli insomma, cominciati nella scorsa stagione, proseguiti quest'estate, ma poi passati anche insomma, nella gara interna contro il Mittelsbrad abbiamo visto che era già, era già riscopiato il feeling tra Danilo e la curva, però ha chiarito tutto e ha un po' parlato della stagione che sta per cominciare, che lo vedrà ancora capitano. Sentiamo Danilo, poi ne parliamo. Con Danilo, dopo questi giorni di riposo che ci volevano perché vi siete allenati tantissimo, adesso si comincia già a sentire l'odore di campo, l'odore di partita, a cominciare dalla gara contro lo Spezia, qual è il punto? Come sta la squadra? La squadra sta bene, abbiamo fatto un buon ritiro, no? ma questa, questa settimana diciamo che è la settimana giusta, vera, perché inizia subito la Coppa Italia e, e dobbiamo partire subito con il piede giusto. Bisogna partire con il piede giusto, il lavoro è stato davvero eccellente tra qui e Austria. Quali sono le impressioni sul nuovo mister e su anche i tanti nuovi giocatori arrivati? Eh, sono arrivati dei giocatori bravi, ma dobbiamo avere un po' di pazienza per abituare il calcio italiano che, che è un po' diverso, diciamo così da quelli spagnoli che, che sono arrivati da Paoli penarmi. Il mister è bravo, eh? non c'è niente da dire. que a sua história, a tua carreira, isso que depende da nossa jogadora, ele que que são de e que são arrivados de ano, de fazer um... um campeonato justo, né, um campeonato de do verdinese e nosso que fosse habituado a verem A proposito di tifosi c'è stata una bellissima scena che ci voleva effettivamente, lo aveva detto la società e il gruppo assolutamente anche se era schierato giustamente dalla parte 2 per quello che era successo con i tifosi. L'abbraccio a fine partita perché bisogna tutti davvero remare dalla stessa parte e il gruppo ha bisogno anche della tifoseria che sia comunque calma e tranquilla e tutta unita verso lo stesso obiettivo. No, sì, io... io sono stato primo a chiedere scusa che ha fatto un gesto sbagliato, sbagliato no? E, e devemos criar uma atmosfera positiva agora, independente de tudo, se, se a esquadra joga bem ou joga mal, mas deve haver uma atmosfera positiva. E sabemos que um indépidos com o nosso tifoso. O nosso tifoso é uma esquadra que luta, que tinha grinta, que tinha cativeria. E com esse seguramente, já da sábado, devemos fazer com isso, na Copa Itália, que depois tem a Roma, tem Empoli, non? Si parte il campionato e dobbiamo fare delle cose giuste. L'ultima considerazione: torniamo a parlare di calcio giocato che ci interessa ovviamente di più. La difesa, nelle ultime sei amichevoli, ha subito un gol. Sta tornando quella comunque che ha fatto anche le fortune dell'Udinese. Tu, personalmente, come stai? Ti abbiamo visto benissimo in questo ritiro, ma anche il reparto funziona bene. Abbiamo lavorato tanto in questo sistema difensivo. Penso che già da due anni. che... o um dele bom e de bruta partida. Penso que lá a squadra deve deve partir do com a mentalidade de 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 fazer de fazer grupo e se nós de lá de dentro de do da Carneses possamos dar um pouco de, de segurança, um pouco de como posso dizer de confidencia. de confidência a coisa vem o fati da banca. Ma ovviamente ha chiuso la vicenda Danilo, come giusto così, perché era ora di chiuderla. Ma di fatto si era già chiuda, chiusa contro il Midesbra, no? Assolutamente sì, <ride> si era già chiusa nella gara con il Boro. Abbiamo anche. Delle immagini che lo testimoniano, già ecco, all'inizio della, della partita Danilo insieme a tutta la squadra si era recato a rendere omaggio alla memoria del tifoso di Diego che è stato poi chiaramente ricordato per tutta la gara, già questa di per sé è un'immagine molto molto bella e nel post al termine della partita è ritornato sotto la curva e ha fatto il classico gesto di donare maglietta e pantaloncini, insomma una pagina quella tra Danilo e la curva che aveva preso un po' delle pieghe brutte, adesso sembra finalmente tornato tutto alla normalità. Possiamo Dani dire Daniele: parto da te bene così, cioè, prima di ricominciare il campionato abbiamo risolto quello che c'era da risolvere. Beh, credo fosse stato fondamentale risolvere eh. prima dell'inizio del campionato, perché comunque ci aspetta un campionato che a detta di tutti deve essere il campionato di, della riscossa dopo tre anni passati, un po' così, e cominciare un campionato. Con queste problematiche, che comunque c'è stato un grosso problema di comunicazione. una cosa che andava chiarita, è stata chiarita, è stata archiviata una buona volta, una volta per tutte, e adesso andiamo avanti, andiamo avanti, ci aspetta una stagione importante. Ricominciamo subito con sabato con la Coppa Italia e adesso andiamo avanti, i tifosi anche col il Middlesbrough, che è una partita che non serve a niente. Fondamentalmente, e la risposta del tifo, sia della curva che anche dei distinti perché è stato provato qualcosa di interessante che potrebbe essere un mondo a colori che si apre per questo stadio, perché la partita col Carpi dell'anno scorso abbiamo fatto vedere le potenzialità di questo stadio mm. e se andiamo avanti su quella strada lì possiamo, come tifoseria possiamo toglierci grandi soddisfazioni e credo anche la squadra in campo a sentire un tifosi del genere. E per tutto l'anno... Eh sì. l'ha detto anche Danino, siamo in debito. Aiutiamo. aiutiamo. Cioè, l'anno scorso abbiamo raggiunto apici incredibili nonostante sì. la squadra in campo fosse inversamente proporzionale alla nostra partecipazione. Noi andiamo avanti così, noi siamo fiduciosi, e avremo tante belle cose in serbo per, per quest'anno, tante iniziative, tante idee. Speriamo di riuscire a farne, non dico, basterebbe la metà di quello che abbiamo in mente, siamo già no, a cavallo di più. Mi piace questo più. entusiasmo. Murami, <ride> mi piace questo entusiasmo. Oh, siamo lì no. lì con la stagione che sta per cominciare, noi siamo così entusiasti Ma Noi non, non l'abbiamo mai finita. Bravo. Cioè, bravo. Noi, il giorno dopo di Nese però eravamo già a organizzare il prossimo campionato. Questa è bella. Cioè, della serie, avanti Savoia. Avanti Savoia. <ride> Anche perché Guido è bello cominciare in un clima chiaramente di Chilo serenità. Monarchico. Sì, hai visto? Beh, non parliamo di monarchia, Guido, che andiamo a notte. Ma... <ride> Ma volevo dire. È bello cominciare in un clima sereno, di entusiasmo, ma soprattutto bisogna cominciare con un Danilo sereno. E il fatto di averlo visto parlare qui... Sì, ma non è iniziata in maniera serenità. serena la stagione di Danilo. eh? Se vogliamo dire no. che è iniziata in maniera mm. serena no, vabbè, diciamo, deve diciamo delle bugie sì. grosse come una montagna. Mm. Perché il signor Danilo pronte via si è fatto ammonire due volte. È mm. un fallo anche abbastanza inutile a gioco fermo. Mm. E infatti Però, io avevo subi ho subito chiamato il direttore sportivo. per... Per far presente sta roba, lui mi ha detto, ha fatto bene perché anch anche noi la pensiamo così, abbiamo già richiamato tutta la squadra. Da allora ho visto un Danilo Chierichetto, eh. ecco. però ha iniziato la stagione come l'aveva finita. Se non diciamo queste robe, allora andiamo. A nascondersi, sì, sì, diciamo prima di cominciare sì, la stagione. Però la stagione vera come? deve cominciare, no? Questo dicevo no, io. No, cioè, no, è no, la stagione che vera inizia quando mm, si ritorna sì. in campo a luglio. Quella inizia la stagione perché c'è un nuovo allenatore, perché c'è aria nuova di rinnovamento, mm. perché ci sono elementi nuovi che hanno bisogno di sì. altri esempi. Va bene. Allora. Tanto di eh, adesso mi complimento con Danilo, visto nelle Bene, ultime gare, bravo. perché mi sembra di rivedere il Danilo prima maniera, quello eh, visto a Udine nei primi due o tre eh, campionati. Questo ti dice, non, Abbiamo bisogno di questo giocatore, sì, no? Però non dire di che, che la stagione scorso. è iniziata col piede giusto, dico, non è vero. Boh, perché c'erano elementi... la stagione comincia fra cinque giorni e poi Bene. valuteremo. Però vederlo All... così sereno secondo me è un, è un buon passo. Ma io e non arrabbiato allora, come l'abbiamo visto alla fine dello scorso anno scritto, o a come scritto, dicevi tu di e ho questo. detto di lui: complimenti mm -hmm. a Danilo mm -hmm. per come si sta comportando. Evidentemente la società ha preso di petto la situazione. Sono stati chiari perché anche Felipe, eh, adesso non è solo Danilo, anche Felipe che si è fatto espellere mm -hmm. a Sofia insomma merita più di una tirata d'orecchie ma da quella volta ho visto un altro atteggiamento un altro comportamento perché una squadra vera deve avere un, un, anche un atteggiamento di correttezza perché non si può sempre andare a prendersela con l'arbitro a protestare perché è sinonimo di povertà significa che la squadra non è valida la squadra deve sconfiggere anche l'arbitro e l'udinese nel recente passato ha sconfitto anche l'arbitro arrivando al terzo o quarto posto e questo deve essere il vero atteggiamento, quindi un atteggiamento professionale di correttezza. Ripeto, ho visto, oh, esatto, ho visto Danilo veramente concentrato, mi ha fatto piacere vederlo andare anche in curva nord a portare i fiori, quindi è, eh, è stato ricucito quello strappo con la tifoseria, almeno con quelli della... Sì. Non aveva problemi con l'altra tifoseria, ma con della curva nord, è stato ricuscito lo strappo. Benissimo, si riparte dopo quell'incidente che c'è stato ai primi di luglio, a metà luglio. E perché Danilo è giustamente il capitano, secondo me, è il giocatore che ha più presenze nell'Udinese: ne ha 210, 176 in campionato, soltanto 8 atleti in Serie A dell'Udinese vantano più presenze di lui che ormai sono passati, quindi è giusto fare di Danilo il capitano, anche perché in squadra ci sono molti brasiliani, lui può essere il leader di questi brasiliani, ma soprattutto io mi auguro che sia l'esempio per i numerosi giovani che ci sono nella nuova e ringiovanita udinese. Basta, non ho da dire altro, ho tirato, ho, tirato, ho, tirato, è ho tirato le orecchie a Danilo, perché io a Danilo non è che glielo mando a dire, però... Sono contento di aver rivisto ultimamente, lo ripeto e concludo: il Danilo della prima avventura bianconera. Bene, hai fatto come lui, hai cominciato la stagione attaccandolo, poi hai finito il discorso con serenità. Perfetto, direi che siamo assolutamente a tema, tu le guardi le Olimpiadi, Guido? Eh, le guardo abbastanza perché noi in tema di olimpiadi così felici con sì. l'entusiasmo delle medaglie di ieri, di oggi, insomma gli ori eccetera abbiamo fatto il medagliere del precampionato Brava. abbiamo dato oro, <ride> argento e bronzo cioè i tre che secondo noi poi è assolutamente opinabile potete pure insultarci meritano la medaglia per questo precampionato abbiamo dato l'oro a De Paul che sembra un po' Basile sì. <ride> comunque l'oro a De Paul per, perché ci ha seppito sul campo l'argento a Danilo per quello che abbiamo detto perché insomma ha recuperato serenità e il bronzo l'abbiamo dato a Matos perché è stato molto vivace in questo precampionato anche se un po' gli manca ancora il gol. Siete d'accordo signori? Potete cambiare le medaglie e trovare nuovi atleti eh? Beh in questo momento De Paul ha conquistato tutti quindi tutti diranno benissimo viva De Paul De Paul <ride> ha, già, ha già contagiato tutti. Mm, sì eh, ha, Vabbè, cominciato, beh, ha cominciato la stagione così, no? con, che... con gli squilli di tromba perché gli ho visto fare giocate veramente mm. d'autore, eh, in campo lo vedi che è, un, che è veramente un artista, sa fare di tutto perché sa costruire gioco, sa andare in gol, sa tirare, ha cambio di, di, di passo, di velocità, bravissimo nell'uno contro uno, fantasia, quindi non è ancora de Paul perché chiaramente eh, non è al meglio della condizione generale, è uno degli ultimi arrivati, però... Io credo che si tratti di un colpo importante, quindi oro, anche per quello che ho visto, di solito prima di dare l'oro uno io lo vorrei vedere di più, comunque <ride> credo di aver visto già a sufficienza, mi sta bene anche Matos e mi sta bene anche, anche Danilo che è stato impeccabile da quando gli hanno tirato le orecchie. Oddio, Guido è d'accordo con noi, è un eh, momento stavo di emozione. Dai, su questa lei, cosa. Sei d'accordo anche tu? No, 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 no. Sì. non Saprei sinceramente eh. a chi dare le medaglie o meno, ma le toglierei a De Paul la medaglia d'oro solo perché mi ha fatto perdere una scommessa. <ride> ah, ah va quelli perché... sono fatti tuoi. Cioè, commesso sì. tu hai perso. No, io avevo scommesso con uh, gli amici, i consiglieri e con tutti quanti che quest'anno 10 non andava nessuno, perché ah. nessuno voleva metterlo su. Ah, ok. Lui l'ha preso, ho detto, le cose sono due, ecco, volevo dire una parola, ma quest'ora non si può. Ma o... <ride> Ha eh, veramente convinto e ha le cosiddette belle grandi? Io sarei un incosciente fuori misura a volere quella maglia lì. Io gli auguro la prima opzione, cioè che mm. se la meriti, a cui quello che ha fatto vedere, secondo me, se la può meritare. certo è una maglia abbastanza pesante. Mi ha fatto perdere una scommessa, io toglierei l'oro solo per quello. Mm. E, <ride> su Danilo mi va bene. Su Matos ha fatto un bel precampionato. Se incominciasse a vedere un po' di più la porta, sarebbe meglio mm. anche per lui e per tutti quanti. Quindi sono anch'io d'accordo con voi dai, sulle medaglie. Bello, abbiamo segnato le medaglie, siamo felici, ci vorrebbe l'inno però lasciamo perdere, non importa. Però. Allora, facciamo scegliere, l'inno vinci per noi. Eh, Lino, Lino non può un inno nazionale è impossibile, per lo dire. Va bene, ti vedo già col tuo sì. bel da fare coi messaggi. Allora, io farei una cosa del genere, visto mm. che l'ha chiamata Muraro, ha chiamato il 10 e De Paul. E noi abbiamo la seconda intervista esclusiva di oggi che è fatta proprio a Rodrigo in cui parla degli inizi di questa avventura bianconera, ma parla anche di quella maglia, la numero 10. Andiamo a sentire. Con uno dei protagonisti finora per la stagione dell'Udinese, Rodrigo De Paul, come ti trovi in questi primi giorni con la nuova squadra? Bene, molto bene. L'adaptazione ha sido molto buona. Quindi, molto contento. E appunto, adesso sono arrivate anche le prime amichevoli. Come è stato giocare qui di fronte al pubblico in questo bellissimo stadio? No, bueno, l'altro giorno fu il primo amistoso. Creo che. Que lo hicimos bien, eh, hay que seguir mejorando, pero confiamos en el, en el equipo que tenemos y, y creo que vamos a tener un gran año. Ahora llega la primera partida oficial contra los Spezia. En la próxima semana, ¿cómo la estás preparando? Bien, muy bien. Eh, estamos preparándolo como se, como se tiene que tomar esta copa, eh, con mucha seriedad. Así que esperemos, esperemos empezar con... Con il piede derecho, nos va a servire per dopo l'arranche di Liga, che abbiamo un partito molto importante. però primero hay pensare nel sabato, che non va a essere un partito facile. ¿no? E poi c'è stata anche nella partita: tu hai indossato la numero 10, che qui è qualcosa di importante, l'ha portata Toto Di Natale, però l'hai portata con grande stile, con grandi giocate. Insomma, la tua tecnica è pronta anche per questa partita. No, el 10 yo sé que es un número muy importante para, para el club. Eh, la usó un grandísimo jugador. Eh, todos sabemos que la 10 pertenece a él. Yo solo la uso porque es un número que me gusta. Espero, espero llevarla con, con la mayor seriedad posible, eh, con el mayor respeto que merece esa camiseta. Pero para mí es una alegría poder, poder tenerla pero sé que sé que es una camiseta con mucha responsabilidad y que, que la usó alguien que acá le dio muchas alegrías a la gente pues jugar en tantísimos ruoli a Iaquini esta cosa le come cómo te ha sembrado el mister Iaquini sí yo lo puedo hacer en en varias posiciones siempre siempre uno tiene que estar a disposición de lo que el mister quiera creo que, que con él estamos estamos trabajando muy bien hemos tenido Varios días en Austria, concentrados, que hemos que hemos trabajado parte ofensiva, defensiva, tácticamente. Así que creo que todo junto, cuerpo técnico, jugadores, gente del club, estamos estamos construyendo una gran familia para para poder hacer que, que la gente udinese tenga un gran año. Infatti última pregunta, grande familia, aunque fuera del campo, te habíamos visto insieme a duban Zapata, estás stringendo amicizia también con los otros jugadores. Sí, con Duban hice una, una amistad, él ha jugado en Argentina también, eh, ahora que estoy sin, sin mi coche, él me pasa a buscar, eh, pero no solo él, sino que, que entre todos, repito, me han recibido de muy buena manera, eh, entiende que mi italiano no es el mejor y, y, y me, saben, me saben entender, me saben explicar, así que es un gran grupo, un gran vestuario y, y creo que para conseguir... Cosa sia importante, eso è es lo primero. Un saluto, magari in italiano, un ciao, mandi al nostro pubblico. Bueno, ciao a tutta la, la di Udine. La di Udine! La fissione di Udine! È <ride> raro! <ride> allora, Rodrigo De Polo, insomma, avete sentito con quanta cura e delicatezza ha parlato della 10? Ha detto quella appartiene a Totò è sua, la 10 è sua io provo a indossarla perché è un numero che mi piace, mi mette allegria perché è un sogno, perché spero di regalare emozioni, la indosserò in maniera seria mi sembra un bel modo di porsi anche se ti ha fatto perdere la scommessa No, vabbè, eh. era una battuta anche se l'ho persa veramente sì. eh, no, io, io spero che, mm. che credo, perché comunque era un giocatore che tre anni fa lo chiamavano predestinato quindi sì. qualcosa di buono ce l'ha sicuramente Qualcosa fatto vedere adesso credo possa solo che migliorare e fare bene dell'Udinese, è quello che lo speriamo tutti, e credo che lo speri anche la società. Insomma. Eh, sì, assolutamente. Allora, oh. allora eh, io andrei con un po' di messaggi, sì. poi andiamo a parlare anche dello Spezia. Signor Riale, tanti messaggi che sì. riguardano, allora chiaramente la campagna abbonamenti, c'è Luigino ad esempio che ci scrive e dice ci chiede quanti sono gli abbonati fatti finora, 9700, possiamo confermare il numero, poi ancora Cristian invece lancia un messaggio che ovviamente è quello di tutti noi, a chi non ha sottoscritto ancora l'abbonamento lo invito a farlo, quest'anno ci divertiremo, questo lo scrive Cristian, poi complimenti per l'immagine del podio che è piaciuta particolarmente a una nostra a, a telespettatrice, quindi ringraziamo Giancarlo Celantino regia e poi a Daniel Muraro viene chiesto la prossima partita, vogliamo uno striscione Danilo è il nostro capitano Io sinceramente, lui lo sa l'abbiamo chiarito e io mm. vorrei sinceramente eh, chiudere questo discorso eh, che è già stato chiuso sia da parte dei tifosi sia da parte del, del, del giocatore andare avanti, andare a rimarcare ancora una volta le cose, poi insomma e scrivere Danilo il nostro capitano è una cosa che si può fare tranquillamente perché comunque è un dato di fatto uh -huh. e credo, come ha detto Guido, che la fascia di capitano data dallo spogliatoio è sacra perché la fascia di capitano da sempre la decide lo spogliatoio e la dà a chi ritiene opportuno darla, se hanno deciso di dare a Danilo è giusto che ce l'abbia Danilo vedremo, magari non con lo Spezia ma con la prima di campionato sarà sicuramente qualcosa uh. Uh. Bene, ci piace questo spirito. Allora, eh, vabbè, poi parleremo anche del numero degli abbonati, sì. eh, perché insomma siamo così agli ultimi giorni, però andiamo a dare, perché ci sono delle notizie importanti che riguardano la partita con lo Spezia. Sì, sono le notizie importanti che riguardano i biglietti, la, le modalità per accedere allo stadio. Eh, dalle 10.30 di martedì 9 agosto sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di Tinca, lo Stato. Dai domani, quindi da dalle 10.30 di domani. Sì, assolutamente, dalle sì. 10.30 di domani, la partita tra l'altro è sabato 13 agosto alle ore 19:30 è stata confermata proprio nel, nelle ultime ore, quella che è l'orario di inizio della partita. I settori Curva Sud e Tribuna Laterale non saranno aperti al pubblico, saranno attivi tutti i canali di vendita per tutte le tariffe ad eccezione della promozione abbonati, acquistabile presso l'Udinese Point in Curva Nord e presso lo Store in centro in via Porta Nuova 1. La vendita del settore ospite invece è riservata a tutti gli altri canali, solo per chi ha la testa del tifo questa però ovviamente rivolta ai tifosi dello Spezia, il giorno della gara, prezzo maggiorato di 2 euro, però ecco, cercate di acquistarlo prima, tutte le tariffe sono disponibili sul sito ufficiale dell'Udinese, quindi da domani via alla vendita. Sì, è importante il concetto di acquistare prima conviene perché sì. poi magari eh, sono quelle partite in cui la gente è in ferie e arrivano tutti all'ultimo momento, si ammassano lì a comprare il biglietto, il biglietto comprato all'ultimo momento vi costa di più e vi fa entrare tardi allo stadio perché ci potrebbero essere delle code, quindi compratelo in anticipo, lo pagate di meno, entrate allo stadio tranquilli e quindi questo è l'invito ad acquistare sempre. I biglietti con anticipo, una cosa assolutamente importante. Sì. Detto questo, lo spezia. Lo spezia, lo spezia è il nostro primo avversario ufficiale eh. della stagione, ha superato agilmente il turno di Team Cup adesso verrà ad affrontare appunto l'Udinese, è una squadra che ha diversi giocatori importanti. Uno su tutti che tra l'altro è un giocatore che piaceva tantissimo al nostro Franco Causio, parliamo di Pietro Iemmello che l'anno scorso ha vinto il titolo di capocannoniere con il Foggia in Serie C, ha realizzato più di 20 gol, 24 <coughs> e adesso è un giocatore dello Spezia. lo era anche l'anno scorso l'aveva mandato in prestito in Lega Pro, direi prestito che assolutamente ha restituito alla formazione di Carlo un giocatore da da tenere sott'occhio, tra l'altro, è anche eh, proprio lui che ha siglato il gol che ha permesso allo Spezia di accedere al turno successivo. È una squadra che ha tanto, tanto valore tecnico. C'è anche Nenè, per esempio, giocatore che ha militato per tanti anni in Serie A con il Cagliari. Poi c'è un friulano, Alessandro Piu, proprio di Udine, eh, l'anno scorso all'Empoli. Ha fatto la spola tra la prima dell'Empoli e la prima squadra e adesso andrà a farsi le ossa in Lega Pro. Altro giocatore da tenere assolutamente sott'occhio. Poi anche a centrocampo troviamo. Eh, dei giocatori interessanti C'è cioè ad esempio il veterano Nico Pulzetti Che è appunto un po' il giocatore di maggior classe Insieme a Sciaudone dello Spezia E in difesa anche una formazione Che eh, sta giocando a 4 ma potrebbe Cambiare a 3 in occasione Della gara con l'Udinese e passare a un 3-5-2 Che poi diventa come al solito una difesa A 5 e ci sono anche qui Difensori che comunque hanno giocato tanto tempo in Serie A Come ad esempio Terzi E poi occhio a Ceccaroni che l'anno scorso Ha fatto davvero un ottimo campionato di, De Carlo. di Carlo tra l'altro è un allenatore che è abituato insomma, a giocare ad allenare in Serie A, lo Spezzi ha fatto un investimento importante per portarlo in B e chiaramente è una squadra che sogna di fare il salto di categoria anche se attualmente insomma, le cose non vanno benissimo dal punto di vista societario ma è comunque una formazione da assolutamente non sottovalutare. E poi sono quelle partite Guido che a inizio stagione possono... Cioè, sì, vanno prese con le molle nel senso vanno, che, vanno no? tutte prese con le molle eh. ma non credo che qua verrà il, lo Spezia lancia in resta perché l'obiettivo dello Spezia e di tutte le squadre di Serie B che sanno che hanno un cammino limitato è quello di pensare al campionato ricordo lo scorso anno il Novara ricordo due anni fa la Ternana è venuto sì. qua, ha beccato 5 gol ma in realtà Tesser 5 anni fa pensava al campionato aveva mm. messo in campo una squadra Sperimentare a livello anche tattico proprio, eh, e comunque al di là, eh, tutto, con tutto rispetto, a Carlo Spezia, l'Udinese mi sembra già sufficientemente rodata, ha voglia di partire con il piede giusto in una gara ufficiale perché vuole quest'anno eh, eh, farsi perdonare dai tifosi dopo due annate balorde. Per cui, credo che per me non ci sono dubbi sull'esito di questo mezzo. L'Udinese oltretutto ha tutti o quasi a disposizione dobbiamo vedere come sta a comunque credo poi che provi anche la squadra del campionato titolare, sì, cosiddetta per cui, come è successo lo scorso anno con Novara quando fu provata la squadra titolare sì. l'Udinese dovrebbe partire bene quindi questo è un presupposto per ottenere il successo e poi cercare di fare un lungo cammino che sarà irto di difficoltà perché eh, se vai avanti fino a, ai quarti devi sempre giocare fuori casa, in questa manifestazione che per l'udinese è stregata. Beh, speriamo che quest'anno cambi qualcosa, no? Speriamo. <ride> sì, sì. No? Cioè, non, è stata stregata fin qui, ma magari quest'anno può cambiare qualcosa. Ecco, tu cosa ti aspetti di vedere sabato? A parte ti aspetti gente? Sì. Ma credo di sì. Perché meno mm. eh, un orario accettabile. Certo, cioè facevano domenica pomeriggio era già sì. più difficile sì. eh, un sabato tardo pomeriggio, pre-Ferragostano Secondo sì. me. C'è cioè, tutto il tempo per andare a cena dopo sì, per fare l'aperitivo prima per fare l'aperitivo no? prima, andare sì. a cena dopo. Quindi <ride> poi una partita è sempre la prima ufficiale. Insomma, eh, adesso esatto. qua non è un amichevole col insomma, è Una partita di Coppa Italia, è una prima ufficiale. La Coppa si sa, è per i tifosi è Sempre una, un argomento speciale perché, comunque, sì, un, un piccolo sogno è un piccolo perché sogno perché, comunque, sarebbe un trofeo che con quattro partite giocate bene sei in semifinale. Mm. Se non sbaglio, non ne abbiamo con Palermo, Napoli, Spezia. Dopo la spendere, Palermo, di Palermo, Bari e dopo il Napoli, e dopo accedi agli ottavi, e dopo accedi ai quarti, e dopo accedi alle semifinali, cioè. e dopo accedi alla finale. <ride> di è così. Pensa quanti scogli <ride> devi superare. La verità è è una manifestazione gestita male perché non è possibile no, che quindi, diciamo anche che siamo arrivati i quartultimi eh. sì, ma no, no aiuta, ma eh. negli altri ma negli altri fare quelli due che... eh, tu turni in più sì. negli altri paesi cioè, non esiste che la squadra apparentemente più debole debba sempre giocare fuori casa eh boh, sì, ti allora, dobbiamo dare più interesse a questa manifestazione. No? Perché se no, i giochi sono fatti, arrivano sempre con le prime con le quattro, con le cinque squadre a, no, 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 a, su a lottare ragione, per, per, season, a lottare sai, per eh, la vittoria finale bene male fino, fino a quasi più la semifinale, diamo più pepe diamo... Partita secca, sì, qualcosa insomma, abbiamo e visto comunque sì. l'obiettivo dell'Udinese la coppa, la coppa, la coppa. L'obiettivo dell'Udinese è una stagione. Diversa dalle ultime due, Carlo. Ho detto dei tifosi. Ecco, L'obiettivo <ride> dell'Udinese. Adesso parlare della Coppa. No, manca bello. la Coppa, ma io vorrei vedere sempre un Udinese in Serie A. Che, che diverte. Questo no, vabbè, adesso. Adesso è adesso quello abbiamo, che io adesso vorrei Adesso apriamo una parentesi tonda, quadra e graffa. La, mi ha fatto una domanda sulla Coppa Italia. e Io ho risposto sulla Coppa Italia. La Coppa Italia è un trofeo che ai tifosi, bene o male, magari Studio. quelli dell'Inter ah, sì, e eh. Robe varie la snobano. Noi no, no. no. Eh. adesso nessuno no. la snoba più. Perché quando arriviamo ai quarti di finale, semifinali, vedi che in campo vanno le Sì, beh, ovvio. Nessuno la snobba. No, Una però. volta veniva snobbata, no. quando l'aveva vinta l'Atalanta. Oppure quando l'ha vinta il, il Venezia nel eh, 40-41. Eh, vabbè. Andiamo, no, quella volta venivano lo Quella volta la snobbavano anche io. Snobbava, nel 41 sì, sì, neanche seguivo. sì, sì. O quando l'ha vinta la Lazio il nel 40 41 era Rossalloio. No, no. Eh. Che non era una Lazio, chissà che, quella volta nel 58. No, però è vero che comincia a contare alle semifinali, no? Le semifinali cominciano ad essere. Sì, ma eh, le grandi squadre si tengono perché ma certo, poi. Se scappatoia per arrivare anche in Europa senza mm -hmm. dover fare certo. i preliminari per l'Europa League per esempio. Sì, sì. E quindi, ed è prestigio. Poi dopo puoi fare anche la, la, la sfida per la Super Coppa Italiana vincendo la Coppa sì, Italia. Sì, sì. Si dà prestigio, ci tengono tutti a fare la Coppa Italia. Mm. Però vediamo è, che alla fine è molto difficile che una medio piccola riesca è come a vincere no? anche i, lì. I, i, i cosi, eh, gli abbinamenti. Abbiamo arrivato che, in finale 2-3. In eh, sì, sì, in gli finale. abbinamenti così oh. come sono mi fanno sorridere mese mm. deve compiere un miracolo Un quasi miracolo per arrivare in semifinale Sì, ripeto Abbiamo un tabellone anche perché siamo arrivati i quarto ultimi, Siamo figli sempre della stagione dell'anno scorso Ma non è questo, va cambiato il eh, no. regolamento No, gli anni che se siamo davanti insomma, Partivamo in quarti di finale sennò... no, Su questo ok, però dico Se arrivi davanti in campionato l'anno dopo parti già agli ottavi quindi hai tre partite in meno. Sì, sì, no? il percorso oh. è più corto. E questo è il regolamento, il regolamento si da cambiare allora, sono se, d'accordo. Secondo, cioè, secondo, eh. secondo, <ride> secondo una logica dovrebbero rimanere in campionato, dovrebbero quasi sempre, quelle solite squadre, e allora quelle solite squadre sono quelle che stanno meglio negli abbinamenti in Coppa Italia. Sì, allora non la, rendiamo, non la rendiamo più frizzante, no. più interessante. Io la farei il contrario come in Inghilterra, ossia che la squadra forte gioca a casa della squadra, de eh, tra virgolette, eh, sarebbe debole. Sicuramente più Quello. Sarebbe Quello sarebbe... assolutamente più cioè, bello. C'è cosa sto dicendo, no. io sì. devo di cambiare un po' di formula. Vedi che siete d'accordo? Cerchiamo una formula diversa da quella stantia inutile che è adesso. Bene. Almeno una volta c'erano i gironi, poi dopo non hanno fatto più i gironi mm. perché si perdeva troppo tempo, perché protestavano, eccetera, eccetera. Ma anche questa formula qua, diciamo, Gironi. allora facciamo la Coppa Italia per le, per le solite... No, chiedo, solite... no, il girone della Coppa Italia. Italia. Stiamo per entrare in un'area dalla quale no, non no, usciremo più. No, no, perché non me lo ricordo. Appropitiamo eh. di quel momento che erano d'accordo allora, sulla eh, cosa. Allora, per il per... girone, nel 1985 eh, l'Udinese certo. ha vinto il suo girone eliminatorio, arrivando prima del Milan, e l'ultima gara al Friuli c'è stato l'incontro mm. Udinese-Milan 1-0, Segnato, di, eh, segnato da Carnevale, quella era la fase a girone. Hanno giocato quattro partite per poi andare al, avanti ai sedicesimi e via. Hai ragione Guido, che noi siamo giovani. Ovviamente. È quello, con no? Quel ma basterebbe, <ride> pensare, basterebbe allora. pensare che Altobelli ha fatto 55 gol. Secondo te, con la formula di adesso, un giocatore arriva a fare 55 gol? Oh, ma vuol dire ma che giocavano... No. c'entra, anche a in Champions ne ha fatti 200 con la formula vecchia della Champions League della Coppa Campione, avresti mai fatti. Ma cosa no? c'entra? No, no. Era così per inserirmi Con, con molto, <ride> con molto <ride> garbo si interromperei. Si gioca, interromperei. Si gioca di più adesso con la Champions Appunto. Bene. Ma quella Beh. volta in Coppa Italia si giocava una categoria terva di partite da... e dopo eh, si vede i grossi club hanno detto no in utero non si può giocare troppo perché qua se no giochiamo solo in Coppa Italia Ha adesso mm. c'è questa formula eh sì. bene andiamo in pubblicità <ride> dobbiamo tornare per parlare di mercato non ci siamo dimenticati sì. di quello eh, di quello che sarà vediamo un po' l'ipotetico 11 dei titolarissimi mm. ma anche di tutto quello che sta succedendo in Serie A con l'amico di Guido signor Mancini che ha detto bye bye tra poco